Ciao, buongiorno. Quindi prenderò colore aerografo e tempere alimentari. Quindi micro pennellino, ok? Che mi serve ovviamente per gli occhi, ma ci prendiamo anche un pennello di questi a punta piatta per andare a rifinire, scusate che non mi vedete, a rifinire un po' il viso in questo modo, così laddove possono essere rimaste delle bollicine andiamo a rifinirlo. Dopodiché prendiamo anche uno stuzzicadenti, tanto non abbiamo bisogno, andiamo a rifinire il naso così, ok? E volendo anche un pochino la bocca, anche se venuta veramente molto bene questa volta. A volte può succedere, magari non schiacciate abbastanza, ok, quindi può succedere che il viso non vi esca perfettamente come lo volevate, ma in 2 secondi potete, a parte potete rifarlo, ma al massimo potete rifinirlo. Come vi dico sempre, l'importante è partecipare, no, scherzavo, l'importante è schiacciare bene e soprattutto mettere un po' di, appunto, o maizena o amido o sì, maizena o CMC o gomma gradante nello stampo, in modo che quando poi andate a levarlo, ovviamente lo stampo viene fuori, diciamo, il viso viene fuori più agevolmente. Adesso ci prendiamo il due colori da aerografo, il ciano in questo caso e un bianco, ok? Con il micro pennellino andiamo a fare gli occhi in questo modo. Quindi sono completamente fuori. Caspita. Ho cambiato l'inquadratura e quindi ero abituata a lavorare più in là. Vi chiedo scusa. Ok. Ah, mi prude il naso. Così. Vi ricordo che la parte in alto è sempre più scura. Perché? Perché abbiamo l'arcata sopraccigliare e la fronte, quindi proprio naturalmente noi abbiamo si forma, diciamo così, l'ombra, ok? Quindi quando andate a sfumare gli occhi, tenete sempre la parte più scura in alto e in basso andate a sfumare più chiaro, ok? Quindi facciamo così. A cose normali preferisco utilizzare le tempere perché comunque nascono apposta per quello e quindi diciamo che la tempera è immediatamente coprente, mentre il colore aerografo dato a pennello tende, diciamo, a essere assorbito un pochino di più. Però, come dico sempre, dipende poi a volte anche da che tipo di effetto voi vogliate ottenere. A questo punto, prendiamo la tempera alimentare nera. Quindi, tempera alimentare nera, bagniamo un pochino, scusate, il pennellino, lo inumidiamo con un po' d'acqua e ok, andiamo a creare la pupilla in questo modo. Adesso, cosa possiamo fare? Ci prendiamo. Sì, io lo farei così. Allora, ci prendiamo un rosa in polvere, normalissimo colore rosa in polvere, e un pennello a punta piatta, anche in questo caso, e leggermente, proprio poco poco poco, andiamo all'interno delle. Ho detto poco, non ho pulito il pennello sopra il. Vabbè, lo rifiniamo in questo modo. Deve essere proprio un accenno, ok? Dopodiché, sempre con la tempera nera e sempre col pennellino leggermente inumidito, andiamo a ripassare, ok, in
in questo modo. Come vi dicevo, se vi tremano le mani come tremano a me, fare questo lavoro diventa abbastanza complicato. Ciao Rosaria, un abbraccio. Allora, aspettate. Ok. Adesso andiamo a fare le linee verticali. Così, allora, io nel frattempo controllo sempre. Dobbiamo praticamente mimare, tra virgolette così, i denti di uno scheletro, quindi questo pennellino mi sa che è ormai quasi andato perché non ce la fa proprio quasi più. Allora, non mi fa più delle belle linee. Ok. E dai. Ah, santa polenta. Ok, adesso lo giriamo e facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Esatto. Non ce l'avremmo fatta come tempi a fare tutto, ok? Eh sì, qua ci ho tirato una robaccia brutta, è venuto proprio male. Allora, adesso ci sbizzarriamo. Così dentro. Qua in questo modo, perfetto, e riempiamo, continuiamo. Adesso in realtà poi potete fare tutte le decorazioni che preferite, ok? Ad esempio, potete fare così. Certo, il discorso qua è che andrebbero fatte poi il più simmetrico possibile, cosa che mi rendo perfettamente conto che non è assolutamente semplice. Rifinire un attimino, ora riuscire a riprenderlo sarà durissimo. Quindi così andiamo qua. E infatti va bene. Direi qua. Poi, wow, ora dobbiamo stare attenti, perché con la tempera ovviamente dobbiamo avere un po' di accortezza, ragazze, perché sennò è un... Cioè, una volta che avete disegnato con la tempera, soprattutto se state calcando come calco io in questo momento, diventa poi difficile tornare indietro. Soprattutto quando ci avviciniamo a queste parti così delicate come possono essere gli occhi, tutto diventa molto più difficile. Perché appunto, come vi dicevo, se sbagliassi, riprenderlo qua sarebbe molto molto difficile. Un commento, ma eravate una voce e un viso. Per me è stato molto emozionante riuscire a vedere la persona che stava dall'altra parte, cioè non siete più solo voi che guardate me, ma sono io, sono anche io che vedo voi. E vi dicevo, per me è stato molto bello e quindi sono molto molto contenta di questa cosa dei corsi online e soprattutto del fatto che vi siano piaciuti, che l'idea vi sia piaciuta. Ecco, questa cosa mi piace molto, quindi come sempre non vi ho ringraziato a dovere, perché l'entusiasmo con cui voi accogliete ogni nostra iniziativa è veramente è il motivo per cui poi andiamo avanti. E quindi grazie, però è stato veramente bello e ripeto emozionante riuscire a vedervi, cioè il fatto che anch'io
potessi vedere voi. Mi è piaciuto tantissimo. Volevo dirvelo. Giusto per non... giusto per dire... No, però è vero, è stato veramente molto bello, dico la verità. Ok, adesso vediamo. Termino ancora con la tempera e finiamo un bel... andiamo così. Quindi, ce la farò centrale, secondo voi? Ma mai più e mai poi. Allora, tac. Non so mica, sì. Ok, mamma mia, che ansia. Tac. E direi così. Ah, ve l'ho detto che dovevo... Ok. Adesso facciamo la ragnatela. Così. Ok, voi ci vedete, ragazze? Allora, così. Quindi, tac, tac, facciamo così. Ok, adesso direi che qui facciamo uno, due, così, poi ci pensiamo dopo a colorarlo. Come vi dicevo, prendiamo il rosso. Per aerografo e facciamo così. Continuate a vedere voi, sì. Così, stesso discorso lo facciamo dall'altra parte. Possiamo fare allora così. E facciamo tutto il giro. Poi volevo colorare ancora di rosso questo. E vabbè, se volete potete fare un po' di rifinitura. La decidete voi. Ok? Così io mi fermerei perché sennò diventa troppo noioso. A questo punto facciamo il resto, quindi chiudiamo tutti i cadenti, andiamo a inserire. Forse se avessi usato un pochino più di delicatezza sarebbe stato meglio, ma va bene uguale. Quindi inseriamo il busto, così io ora il viso, aiuto dallo stuzzicadenti. Scusate, sto arrivando in questo modo e ois. Ok, così. So che ora voi lo vedete dall'alto. Ok, perfetto. Ci prendiamo la pasta di zucchero nera. La strada vecchia per la nuova. Sai quello che lasci, ma non sai quello che trovi. Giusto, era così il detto. Allora, facciamo nostra aiuto. Capigliatura, così. E andiamo a posizionarcela. Sempre nel solito modo, quindi la schiacciamo, scusate, la schiacciamo in questo modo. Ok? Poi cosa faccio? Io l'appoggio e poi sulla, diciamo così, sull'attaccatura dei capelli vado a schiacciare in questo modo. Ok? Così, aiuto. Quindi dopodiché lo posizionate come meglio credete voi. Ok,
Ok. Le striature dei capelli. Così. Ok. Posizioniamo il solito ciuffo. Scusate, io ogni tanto. Adesso, così, stesso discorso. Domani, se riesco, facciamo la strega sulla scopa. Se riesco, perché anch'io sono sempre al solito molto così. Ok? Poi tendo molto ad esagerare coi capelli perché mi piacciono molto cappellone. Ok? Poi dopo, perché so che col nero non riuscite molto a vedere il discorso luci ombre, quindi poi dopo magari vi faccio una foto. Adesso è boh, però non lo so, forse perché li uso poco in effetti, coppa pasta io. Ok. E questo è quanto. Ok, avremmo potuto fare tutta una corona di rose, avrei potuto fargli di tutto. In questo momento mi fermo qua e vi giro perché devo scappare. Che mani zozze. Meno male passa di zucchero. Allora, quindi oggi cosa abbiamo fatto? La nostra piccola muerte, se riusciamo domani magari la finiamo, ok, con le braccine, magari gli facciamo ancora due roselline, la rifiniamo un pochino. Detto questo, io vi auguro un buon proseguimento di giornata, direi che è il caso di andare. Ci vediamo domani alle 2, sempre qui, per qualunque cosa, dubbio o necessità, mi raccomando, scrivetemi. Ok? Baci baci, grazie, ciao!